Allora, se prendete posto, intanto scusate il ritardo, lascerei subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi. Alabiso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Lazzari, Pompei, Biondo, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, ci sono 19 presenti, 5 assenti, più la Presidente, e ci sono tre giustificati che sono Rinaldi, Gunnella e Ariano. Allora, nominiamo gli scrutatori per oggi, che saranno il consigliere Giannone, il consigliere Tosatti e il consigliere Toti. Allora, passiamo subito alla mozione a firma dei consiglieri Giannone, Candigliota, Lazzazzera, Labiso, Lazzari, Guido, Tripputi, Tosatti, Pompei, De Chiara, Ariano, Zitoli e Principato, avente ad oggetto obblighi vaccinali, attuare il superiore interesse dei bambini e delle bambine garantendo il diritto alla continuità nell'anno educativo e scolastico 2017-2018. Chi vuole illustrare, consigliere Giannone, poi vi ricordo, interromperemo un attimo perché mi è stata chiesta la parola dal pubblico, c'è un solo intervento, quindi facciamo come l'ultima volta perché insomma ha funzionato, quindi ripetiamo il formato e l'ascoltiamo e poi iniziamo la discussione. Grazie. Grazie Presidente, e egregi colleghi, oggi presentiamo questa mozione a nostra firma. Su un tema molto importante, il tema del diritto all'educazione dei bambini e sulla tutela di questi diritti. Faccio un piccolo preambolo, col decreto legge numero 73 del 7 giugno 2017 veniva introdotto l'obbligo per i bambini, per i ragazzi da 0 a 16 anni alla vaccinazione su un certo numero di vaccini di circa 10, quindi l'incremento del numero di vaccini obbligatori, obbligo per poter accedere all'istruzione, quindi alla frequenza alla scuola dell'obbligo con la legge numero 119 d'iniziativa del governo del 28 luglio il decreto legge veniva appunto convertito in legge con alcune modifiche, in particolare anche su le tempistiche. Dunque io adesso andrò a leggere questa mozione che presentiamo oggi perché mi sembra
importante leggere e soffermarci integralmente sul testo, oltre che chiaramente sull'impegno che noi chiediamo come parte politica. Anticipo che questa mozione è stata presentata due venerdì fa da tutto il Movimento 5 Stelle, sia consiglieri municipali e consiglieri comunali, proprio per dare una forza a questa indicazione, dare diciamo in qualche modo un segnale politico molto forte perché la sindaca possa poi attivarsi come diciamo scriviamo nell'impegno. Leggo integralmente perché secondo me è importante ascoltare tutti i passaggi. Allora, premesso che il decreto legge numero 73 del 2017, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è stato convertito con modificazioni in legge numero 119 del 31 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 182 del 5 agosto. Importante anche le tempistiche, notare le tempistiche con cui questo sia il decreto legge che la legge sono state diciamo emanate, che la legge disciplina l'obbligo vaccinale per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 anni con riguardo alle vaccinazioni del tipo antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiemophilus influenzae tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella. Che l'assolvimento degli obblighi vaccinali contenuti nella legge numero 119/2017 costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, vista la circolare del Ministero della Salute numero 25146 del 14 agosto 2017, avente per oggetto circolare recante prime indicazioni operative riguardanti il comma 1 quater articolo 1 del decreto legge numero 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 numero 119 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci. La circolare del Ministero della Salute 25.233 del 16 agosto 2017, avente per oggetto circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto legge numero 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, numero 119 recante eccetera eccetera. La circolare numero 1622 del 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 agosto 2017 concernente prime indicazioni operative alle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'applicazione del decreto legge numero 73 eccetera eccetera. La circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute numero 26.382 del 1 settembre 2017 avente per oggetto indicazioni operative per l'attuazione del decreto legge 7 giugno 2017 convertito con modificazione eccetera eccetera, disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017-2018, integrazione delle circolari numero 25.233-2017 del Ministero della Salute numero 1622 di cui sopra, il provvedimento numero 365 del 1 settembre 2017 del Garante per la protezione dei dati personali, privacy e vaccini, le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle ASL, considerato che la suddetta normativa e le successive circolari, anche regionali, hanno dimostrato nella pratica complessità di attuazione e difficoltà di interpretazione uniforme, che la normativa richiamata prevede al 10 marzo 2018 l'allontanamento dei minorenni fascia 06 non in regola con la documentazione oggetto di autocertificazione dalle strutture educative e scolastiche, che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia sancisce tra i suoi principi fondamentali il superiore interesse dei minorenni, così come all'articolo 28 il diritto all'educazione,
che la mancata conclusione dell'anno educativo e scolastico, così come l'allontanamento forzato dal proprio gruppo di pari, costituirà un grave nocumento, un trauma a livello psicologico e un danno a livello didattico ed educativo, tale da potersi configurare come vera e propria violenza istituzionale nei loro confronti, e che quindi si ritiene opportuno garantire a tutti loro, anche non vaccinati ma regolarmente iscritti, la conclusione dell'anno educativo e scolastico 2017-2018 senza alcuna interruzione di servizio e di continuità educativa. Il Consiglio del Municipio Roma VII impegna il Presidente, la Presidente, a richiedere alla Sindaca e alla Giunta Capitolina di porre in essere tutte le necessarie attività istituzionali nei confronti del Governo, della Regione, dell'ANCI e degli altri enti competenti, al fine di evitare che i bambini e le bambine non vaccinati ma regolarmente iscritti siano allontanati dalle strutture, quindi educative e scolastiche, e che sia consentito loro di giungere alla conclusione dell'anno educativo e scolastico 2017-2018 senza alcuna interruzione della continuità educativa e didattica, di richiedere agli enti competenti chiare linee guida operative che consentano uniformità nell'attuazione sul territorio della normativa, in particolare in materia di trattamento dei dati personali, per evitare che le scelte personali in materia sanitaria siano accessibili a soggetti diversi dai titolari o responsabili del trattamento dei dati e i soggetti istituzionali destinatari degli stessi. Questa è la mozione che ho voluto leggere, perché ci sono molti elementi di riflessione, in particolare le date con cui sono state emanate le varie circolari a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, che hanno messo in seria difficoltà le segreterie delle scuole, in seria difficoltà sia per la difficile interpretazione di queste circolari attuazione quindi della legge, che ha portato anche comportamenti differenti tra i dirigenti scolastici per applicare la legge, perché noi oggi discuteremo della legge, dell'applicazione della legge, quindi le date. E pertanto con questo atto noi impegniamo la nostra Presidente affinché richieda alla Sindaca di porre in essere tutte le necessarie attività istituzionali nei confronti del Governo affinché si faccia chiarezza sia su come debbano essere trattati i dati personali, altro tema importante, e sia per permettere comunque ai bambini regolarmente iscritti e che ancora non sono riusciti a dimostrare di poter certificare quindi entro il 10 di marzo la propria posizione vaccinale, per evidenti difficoltà di ottenere queste certificazioni, che possano comunque concludere l'anno scolastico come è loro diritto. Grazie. Come anticipato, io interrompo un attimo il Consiglio per dare parola, voce alla signora, se vuole intervenire. Ricordo, signora, che deve dare il consenso per le riprese, perché abbiamo l'operatore che riprende, lo ricordo anche a tutti i consiglieri, quindi rendo noto anche questa cosa, se ci fossero pareri discordi sarebbe il caso di saperlo. Si accomodi, signora. Può prendere posto dove vuole? Sì, ma può mettersi dove vuole, dove viene ripresa meglio. Vabbè, uguale anche lì, non c'è problema. Ok, grazie. Sì. Intanto vi ringrazio per averci dato questo spazio e per ascoltarci. Quindi grazie. Quello che vi portiamo oggi noi in realtà è una situazione reale che come genitori abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, perché questa legge che ci è un po' calata dall'alto per noi non è giusto o sbagliata, è semplicemente calata con dei tempi molto molto veloci e ci ha messo in difficoltà come genitori. Credo che abbia messo in difficoltà diverse realtà,
dalle ASL alle scuole e quindi alle persone che si ritrovano a ricoprire dei ruoli importanti, dai dirigenti scolastici a dirigenti sanitari. Quindi tutto quello che gravita attorno a questo, perché parliamo di difficoltà. Come genitori, quando a ridosso delle iscrizioni ci siamo trovati a dover compilare velocemente dei modelli e non era neanche chiaro quali modelli, perché nel giro di una settimana sono stati cambiati diverse volte, fino ad arrivare a 3-4 modelli in una settimana. Questo ha comportato che per chi aveva compilato un modello è stato richiamato dalla scuola per doverne ricompilare un altro. Dati sensibili. Non sono dati normali dei bambini, sono dati sensibili e di minori che dovrebbero essere tutelati e già questo in realtà ha creato non poche difficoltà per alcuni genitori che vivono con una certa delicatezza e con una certa privacy la situazione sanitaria, diciamo così, del proprio figlio, perché sono fatti personali alcune volte, no? Sono dati discreti, sensibili appunto, e quindi già darli anche in mano a un collaboratore, a volte non si conoscono, ma a volte ci sono delle dinamiche che non sono esattamente amicali, quindi incominciamo a partire da questa difficoltà a esporsi o a dare una cosa che per legge è richiesta, ma nella difficoltà e nella confusione. Questa confusione ha portato a volte anche i dirigenti a pretendere cose per rimanere in linea con quello che era stato richiesto, quindi documentazioni, a firmare i documenti, e poi lo leggerò in questo documento che abbiamo redatto, ma a produrre a volte a dire delle cose che non erano in linea con quella che era la reale situazione delle famiglie, quindi a dover certificare di portare qualcosa entro un termine. Alcuni dirigenti in alcuni municipi, non in questo, abbiamo visto espulsioni di bambini. In questo municipio siamo riusciti a, grazie a una grande unione di genitori, ma anche a grande comprensione di alcuni dirigenti, a ovviare a questo. Solo in un caso, in una scuola, un bambino è entrato dopo un mese, perché la dirigente non voleva in alcun modo né accettare la richiesta di raccomandata di ricevuta di andare di turno per l'azienda sanitaria, che era la dimostrazione che era stato preso un contatto per sanare la situazione, e quindi ci si è rivolti al presidente regionale, poi scusatemi se nei termini non sono adatta. La difficoltà dove sta anche? Lo scoglio di settembre è stato superato con la spada di Damocle del 10 marzo. Questa data però è ambigua, nel senso che è una data che è stata firmata, richiesta per tutti coloro, per tutte quelle famiglie che avevano già avviato un percorso o dovevano semplicemente portare il libretto vaccinale. Quindi era una richiesta o per quei genitori che sono stati posti in una condizione di firmare dei documenti, perché altrimenti la dirigente non avrebbe permesso al figlio di entrare. Voi potete immaginare, io ve lo dico da mamma, cosa significa per un bambino piccolo a settembre, dopo le vacanze estive, che non vede l'ora di ritornare e di ricontattare i propri compagni, e anche e soprattutto in una fascia 0-6, che è quella del gioco, delle relazioni, soprattutto dove un nido, una scuola funziona molto bene. Non è stato piacevole, vi confermo che sono stati giorni molto difficili. Superato questo scoglio, ci ritroviamo adesso a marzo. Perché? La legge non è stata chiara, le ASL non riescono a contenere gli appuntamenti, molti di noi non hanno ricevuto ancora il contatto per sanare la propria situazione. Mi dispiace dire che questa legge così veloce non ha avuto la possibilità di organizzarsi sul territorio, né con le scuole, né con l'aspetto sanitario. Questo ci preme tutelare tutti i bambini, non solo quelli non vaccinati, parzialmente vaccinati o vaccinati, tutti quei genitori che non sono in grado di portare la documentazione necessaria. E allora, oltre adesso il mio vissuto emotivo, provo a leggervi un documento che abbiamo stilato e che più concretamente potrebbe far capire. Molti probabilmente
molto probabilmente sono giunte anche a questo municipio le svariate questioni legate alla documentazione che i genitori dei bambini che frequentano gli istituti scolastici dovevano presentare entro il famoso termine indicato nella legge 119/17. Ad ogni buon conto è stato palese come, punto 1, non si era capito esattamente cosa occorresse depositare, soprattutto rispetto all'altrettanto famosa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, o anche della dichiarazione sostitutiva di certificazione, a sensi dell'articolo 46 dello stesso decreto. Poiché le svariate circolari, con un'interpretazione a dir poco estensiva, avevano previsto tali modelli di documentazione da depositare, scusate, sono emozionata, peraltro in altrettante diverse versioni, appunto i 3-4 modelli presentati in una sola settimana. Uno andava a creare confusione a noi genitori tanto quanto ai dirigenti. Non solo, ma le dichiarazioni hanno dei diritti, dei limiti oggettivi di contenuto. Con la prima è possibile attestare, questa cosa è molto importante, attestare qualcosa che è già avvenuto, e con la seconda si attesta qualcosa contenuto in certificati o documenti richiesti dalla pubblica amministrazione, ma vi è un elenco ben preciso. E la casella che prevedeva che il genitore in questione ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate ha creato non poche perplessità, combinata con la frase apposta prima della sottoscrizione che recita testualmente: il sottoscritto o la sottoscritta, nel caso in cui abbia già provveduto, si impegna a consegnare entro il 10 marzo 2018 la documentazione comprovante quanto dichiarato, dal momento che molti ritenevano, nel caso di aver richiesta la ASL la vaccinazione, che la documentazione comprovante la relativa effettuazione dovesse essere consegnata il 10 marzo. E magari sarebbe stato così se la ASL potesse rilasciare questi libretti. 2. Per l'effetto, molti funzionari dei servizi educativi hanno ritenuto di applicare la legge e le circolari, spesso e paradossalmente senza averne adeguata conoscenza, in modo del tutto autoreferente, addirittura commettendo degli atti del tutto discutibili. La data del 10 marzo è ancora coperta di mistero, dal momento che molti pensano possa essere una data fondamentale che potrebbe determinare l'esclusione della scuola di molti bambini, ma ad un'attenta lettura della legge emerge tutt'altro. Infatti, articolo 3 della legge, appunto 119/17, adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, ai centri di formazione professionale regionali e alle scuole private non paritarie. Punto 1, comma 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionali e delle scuole private non paritarie, sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e agli soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1.1.1 e 1 bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1.2.3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionali. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere compilata entro il termine scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445. In tal caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto dispone dall'articolo 5, questo è l'articolo 5 di questa legge. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio, la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000.
E infatti E, articolo 5, disposizioni transitorie e finali. Ultimo pezzo e poi ho finito, vi chiedo ancora un attimo di attenzione. Per l'anno scolastico 2017-2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017-2018, la documentazione di cui l'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, entro il 31 ottobre 2017, presso le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione e Centri di Formazione Professionale Regionali, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. Per documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie si intende quella come meglio specificata dall'articolo 3, che abbiamo letto prima, della legge, vale a dire idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate nell'articolo 1,1. Quindi, al fine di creare situazioni assolutamente spiacevoli e a dir poco sconvenienti, oltre che pedagogicamente e didatticamente dannose, rispettosamente si chiede che vengano emanate precise disposizioni con le quali si permette indistintamente a tutti i bambini vaccinati e non di concludere il corrente anno scolastico. Sarebbe interessante chiedere anche una riflessione sull'incomprensibile e giustificata distinzione tra 01 e 616, 06 e 616. Nel primo caso, se non si è vaccinati non si può accedere a scuola. Nel secondo caso, se il semplice pagamento di una sanzione si estingue l'obbligo vaccinale. Ma questo è un altro argomento. Quello che vi chiediamo quindi è, non so se mi posso permettere, valutate, mettetevi una mano sul cuore in questo caso. Anche noi cerchiamo di trovare una mediazione. Quando non è possibile presentare i documenti, ma non per nostra volontà e incapacità, cerchiamo di tutelare i bambini. Grazie. No, siamo fuori consiglio, si possono battere le mani, siamo fuori consiglio perché il regolamento vieta altrimenti di farlo. Allora io ringrazio la signora per l'intervento e riapro il consiglio, riapro la seduta di consiglio. Quindi chiedo, ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non ci sono interventi. Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, nel tentativo di stare nei pochi minuti che ci vengono concessi, però vorrei riportare un po' di ordine rispetto alle questioni che sono riportate dentro questa proposta di mozione. Perché? Perché intanto manca la premessa attraverso la quale si può comprendere il perché si è arrivati all'emanazione di una legge e per quale motivo si è fatta in tempi molto veloci. Perché l'obiettivo era quello di partire già dall'anno scolastico che stava entrando, quindi 2017-2018, si stava cercando di avviare nuovamente, purtroppo, il vincolo di 10 profilassi da 0 a 16 anni proprio per l'iscrizione alle scuole nidi, materne ed elementari e per i primi 2 anni delle superiori. L'obiettivo era chiaro e in parte, se ci leggiamo i dati oggi, l'abbiamo anche parzialmente già raggiunto, anche se oggi c'è purtroppo una difficoltà a monitorarlo perché appunto parliamo dell'anno in corso. Però l'obiettivo era quello di riportare i tassi di copertura che erano scesi in maniera drammatica, soprattutto rispetto a quello che era il caso di morbillo che abbiamo registrato negli anni precedenti, addirittura portando al quinto decesso dall'inizio dell'epidemia che era partita in Italia. E quindi si era arrivati ad una soglia minima non più accettabile, definita anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
altamente preoccupante, e quindi si è stati costretti a ripristinare un obbligo che in Italia era di fatto decaduto dal 1999. Quindi la situazione è esattamente questa, e io sono perché uno Stato si metta al fianco dei cittadini e tuteli la propria salute dai più grandi ai più piccoli. E non mi posso lamentare se poi lo Stato non lo fa, e quando lo fa mi lamento uguale, delle due l'una, perché parliamo dei diritti di bambini e dei diritti della salute che sono di tutti. Però qui oggi andiamo oltre. Qui oggi confondiamo il diritto di un bambino ad andare a scuola con qualche cosa che invece ha molto il sapore, tra l'altro elettorale, lasciatemelo dire. Vi fa ridere, lo so, però diciamo i tempi sono quelli che sono, visto che questa mozione è stata presentata su tutta Roma e un certo Barillari, che dovrebbe essere un consigliere regionale, va pascolando con alcune persone per ogni municipio a presentare questa roba qui. Non c'è nessun, se mi fate finire di parlare, Presidente, per favore, la ringrazio. Non interrompete, lei pure non offenda un certo Barillari, è un consigliere regionale, quindi un certo... Allora un autorevole, onorevole, no, consigliere può dire semplicemente Barillari. Tale Barillari va girando per tutti i municipi, allora... accompagnando... Pascola. Allora, andiamo avanti. Per favore, non interrompete. Però veramente... Pascolare fa è offesa. Boh, non lo so. Io le chiedo di parlare come detto lei pretende questo, che venga trattata. Se posso andare avanti, grazie. Per favore, silenzio. Fate finire l'intervento. Grazie. Quindi, dicevo, qui si fa ancora qualcosa di più... preoccupante, perché si cerca di mettere dietro al diritto fondamentale di poter continuare ad accedere ai servizi educativi, si nasconde invece qualcosa che ha di un sapore quasi no-vax. Vi ricorda qualcosa? Perché poi alla fine bisogna pure andare, diciamo, all'obiettivo. Perché tutto quello che c'è scritto qua, un sacco di normative, un sacco di circolari, la circolare del Ministro dell'Istruzione, di questa, però non si citano le cose fondamentali, e di tutto quello che è stato diciamo raccontato non si mettono in evidenza gli aspetti più importanti. Quanti bambini sono stati allontanati in questo municipio? Nessuno. Il municipio, sapete quanti sono? 8 su 1.500 che sono stati reintegrati. Nel municipio 14 3 su 4.000, 3 su 1.500, 3 su 3.300, e sono quelli che non avevano neanche presentato un'autocertificazione, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 1 settembre 2017. Parlo anche io da mamma, e devo dire che sono fortunata probabilmente, perché tutte queste peripezie che sono accadute, diciamo, agli altri genitori io non li ho avuti, probabilmente perché sono fortunata e frequento una scuola, un nido abbastanza attivo, oppure non so, ma mi pare che il livello di preparazione dei dirigenti scolastici del nostro municipio è assolutamente alto e preparato, perché non è avvenuto niente di eclatante, anzi, e quindi quando siamo andati a fare le nostre prime riunioni dei genitori ci sono state fornite tutti gli elementi per poter arrivare all'inizio dell'anno scolastico, quindi all'avvio delle lezioni, senza alcuna impreparazione. Cioè potevamo esattamente portare, attraverso una banalissima richiesta che si fa alla nostra ASL competente, di avere l'autocertificazione, che è un foglio. Io avevo il libretto, io sono nel 1980-83, noi avevamo il libretto, non c'è più un libretto, oggi ti stampano, perché siamo, diciamo, in tempi moderni, o te la mandano con una posta ordinaria o con una PEC, te la mandano addirittura per dire lei ha fatto questo, ha fatto questo. Tra l'altro ci sono delle vaccinazioni che sono comunque obbligatorie, quindi non è niente di strano. Però oggi hai questa possibilità proprio perché ti viene richiesta dalla scuola, e quindi tu vai lì e certi, oppure autocertifichi che hai fatto, hai effettuato un appuntamento, ma l'autocertificazione prevede l'adeguamento a quella legge, non fare i mezzucci per evitare di vaccinare il figlio. Perché se i dati sono quelli che ci dava il Ministero della Salute e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eravamo esposti e stavamo esponendo i nostri figli anche prima.
Non solo mio figlio, anche quello dell'altro, anche quello del consigliere Giuliano, anche quello del signor Gunnella. Tutti li esponevo con mio figlio che non era vaccinato per il morbillo. E non è giusto, perché così non la difendo la salute pubblica. Però bisogna andare per ordine, perché poi io, tutti vi siete messi lì a scrivere e a leggere, io sono andata sul sito salute.gov.it e tutto quello che voi avete esplicitato, diciamo, nelle vostre difficoltà non ritorna, perché ci sono delle indicazioni chiare che vengono date e fanno seguito alla circolare sempre del 1 settembre 2017 del Ministero della Salute, in cui danno la possibilità alle famiglie e alle scuole di adeguarsi senza, diciamo, lanciare allarmismi o preoccupazioni diffuse, dici armonizzare il calendario che prevede la legge con il calendario che è previsto invece dalle scuole. La nota fornisce, mi prenderò del tempo per riuscire a farvi capire di che cosa sto parlando, perché altrimenti non fa, diciamo, non mi ritorna rispetto alle cose che sono state inserite nella proposta di questa mozione, oppure peggio, sono state eliminate, e questo mi preoccupa ancora di più. La nota fornisce, in vista dell'avvio delle elezioni, indicazioni chiare sul fronte della documentazione da presentare, con un dettaglio ulteriore rispetto alle comunicazioni già fornite per quanto riguarda le modalità di richiesta di un appuntamento per i vaccini alla propria ASL, sulle scadenze previste e sulla loro armonizzazione con il calendario scolastico e con l'effettivo avvio delle lezioni, sull'accesso alla scuola. Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è possibile fornire alle scuole idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all'età, idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale, a me è capitato anche questo, per esempio, idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l'omissione o il differimento delle vaccinazioni, copia della formale richiesta di vaccinazione all'ASL territorialmente competente, con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione, perché potete, diciamo, come è successo all'onorevole Di Battista, che andava lì senza fare, invece l'ASL Roma 1 gli ha risposto: onorevole, ma basta chiamarci, si prenotano come si fa, tutti i cittadini italiani alzano il telefono e prenotano le proprie, sì, funziona così, però magari pensava che lui poteva fare in un altro modo. In particolare, ma però ragazzi, fate finire l'intervento per favore, dai, per favore. Andiamo avanti. Purtroppo quando fa pubblico diventa una considerazione. Non è un dibattito, fatela finire. Ha ragione. Diciamo, io ve la vorrei leggere tutta, però è molto lunga e rischio di andare oltre, ma sarebbe veramente interessante, magari ve la faccio avere a tutti, così quando scrivete gli atti li mettete, diciamo, tutti in fila. In particolare, proprio per agevolare le famiglie per l'anno scolastico 2017-2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente, guarda un po', purché la telefonata sia riscontrata positivamente, ovviamente presentando l'incontro fissato, ovviamente come è capitato alla sottoscritta, così, diciamo, gli esempi personali. Avevo il vaccino il 24 di settembre, ovviamente la scuola è iniziata il 5 o il 10, non mi ricordo, ho portato alla dirigente scolastica, anzi alla coordinatrice dell'asilo nido, ho portato l'attestazione di un banale appuntamento fissato dall'ASL e abbiamo finito lì, non è che mi hanno detto ma forse non può entrare o la dobbiamo mandare via. Però andiamo avanti, inviando una mail, addirittura voi che siete così tecnologizzati non capite che addirittura c'è una mail elettronica ordinaria oppure una PEC, sempre di una ASL della regione di appartenenza, oppure inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. Quindi, diciamo, gli strumenti a disposizione della famiglia sono diversi. In tutti questi casi si potrà fare per l'anno scolastico, ovviamente in corso, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare e quindi di aver richiesto alle ASL di effettuare le vaccinazioni che non sono state ancora somministrate. Tutto questo deve essere fatto entro l'11 di settembre, atteso che il termine indicato dal decreto è un giorno festivo, la presentazione della documentazione è requisito di accesso. Ma per quello che dicevo prima, perché è importante prevenire, perché altrimenti mandiamo e sottoponiamo classi di 24-25 bambini ad un problema, ad un contagio possibile.
Quindi già per l'anno scolastico a decorrere dal 12 settembre non potranno accedere ai servizi educativi per l'infanzia delle scuole dei minori i genitori, tutori, affidatari non l'abbiano presentata entro i termini. La circolare armonizza le scadenze con i calendari scolastici nelle scuole dove iniziano, vabbè, abbiano presentato la documentazione entro la data di avvio delle stesse. In caso di autocertificazione è confermato che la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni. Tempo è già scaduto, le ho dato 2 minuti già in più. Sì, me ne hanno rubati due, me ne sì, infatti le ho dato 2 minuti in più. La ringrazio. È confermato che dovrà avvenire entro il 10 marzo, quindi salterò l'aspetto, diciamo, un pochino più, sempre in caso di autocertificazione, quindi parliamo di un'autocertificazione comunque presentata, no che non si è voluto neanche presentare quello, parliamo perché ci sono stati questi casi che sono stati quelli che purtroppo sono stati allontanati, perché non rispettavano la legge. In caso contrario non potrà accedere a la circolare precisa, mi scusi Presidente ma lo devo cercare perché altrimenti non si capisce. Le do un minuto, non di più. Sì. Allora, la circolare precisa comunque che se il genitore, tutore, affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre o nel caso di dichiarazione sostitutiva entro il 10 marzo, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi, rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi. Successivamente alla presentazione della documentazione richiesta, parliamo quella che gli hanno richiesto sempre a settembre del 2017. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata entro i successivi 10 giorni alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero di un adempimento di legge. Quindi mi pare che questa sia la risposta migliore a questa mozione. Faccio notare che a giugno del 2017 questo Consiglio ha addirittura approvato la difesa del centro di vaccinazioni che c'era a Via Cartagine, addirittura disturbando, qui in questo caso era il presidente Nicola Zingaretti, proprio per fare un ulteriore attacco politico che insomma ci serve ogni tanto, perché sembrava che ci fosse uno spostamento, quindi anche qui buttando 1000 firme raccolte si allarmava rispetto alla possibilità addirittura di venire meno sul nostro pezzo di territorio ad un centro vaccinazioni. Oggi invece allarmiamo la cittadinanza in modo del tutto incomprensibile, visto che c'è una normativa esplicitata sul sito ufficiale del Ministero della Salute e non diamo delle risposte, diciamo, più urgenti, che sono quelle che invece determinerebbero, questo sì, il diritto di ogni cittadino di poter non sentire delle inutili banalità. Vi ringrazio e la ringrazio per il tempo che mi ha concesso in più. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato un po' di cose, mi sembrano... No, prendiamo atto sicuramente delle banalità che hanno detto a questo punto i cittadini, perché però mi sembra un po' strano dal momento che io da cittadino ho riscontrato un po' di problemi anche io magari nel vaccinare mia figlia e sono partito per tempo e fortunatamente non l'ho mandata al nido perché comunque ai nonni, quindi non ho avuto questa necessità primaria, ma devo dire che abbiamo avuto tanti tipi di problematiche, forse Di Battista non aveva nessuno che aveva insomma santi in paradiso, ma e neanche io, perché evidentemente poi c'è qualcuno ha una facilità nel fare le cose, ben vengano, però io ripeto, da cittadino ho avuto svariate problematiche e le faccio un esempio, Presidente. Siamo il giorno stesso che dovevo vaccinare mia figlia per il richiamo e niente, poche parole, mi dicono proprio lo stesso giorno, quindi mi hanno detto, la prima volta mi hanno detto di pagare, vado a pagare tanto di ticket e roba varia, vado lo stesso giorno, mi rinviano perché mi dicono che devo prendere appuntamento alla ASL. Vede, e quindi ulteriormente si è slittato. Io credo che adesso
e non voglio dire altri tipi di problematiche, perché da quando ho chiesto il bugiardino, quindi per avere un consenso informato, ma non me l'hanno dato lì per lì, poi mi sono dovuto alterare, quindi poi me l'hanno dato, ci sono stati tanti tipi di problematiche. Un'altra volta che eravamo andati, praticamente c'era il fatto che comunque non sapevano se potevano vaccinarla o no, insomma, per tante volte abbiamo assistito a tante scene là dentro, anche di altre persone che comunque litigavano con gli operatori stessi, quindi il servizio non è poi così tanto efficace, e soprattutto le tempistiche, quindi anche le stesse ASL tante volte ci sono problematiche nel prendere gli appuntamenti. Allora, a volte magari si arriva anche un po' lunghi, no? Nelle tempistiche, quindi non dipende proprio dal cittadino, perché vedete, la posizione del movimento è ben chiara su questo. Noi non abbiamo mai detto che i bimbi non si devono vaccinare, e ci mancherebbe. Abbiamo detto che però ci deve essere anche un consenso informato, insomma, un consenso informativo anche su questo, perché è fondamentale, e soprattutto bisogna anche dare le tempistiche giuste, no? Ai cittadini, perché comunque sono tanti i bimbi. Poi voglio dire, se questa è una cosa che non, cioè comunque viene riscontrata un po' da tutti i genitori, no? Io non credo che comunque qui ci sono due cose: o tante persone dicono una cosa ed effettivamente è così, perché l'ho constatata anche io da genitore, oppure voglio dire stiamo dicendo qualcosa di non vero. E vorrei chiudere questo intervento, levato vabbè, il problema organizzativo che c'è, con il dire che noi spesso e volentieri si diciamo confonde il fatto che si fanno delle cose per i cittadini, come ragiona il movimento sappiamo bene che porta tutte le proposte dei cittadini, quindi è normale che diciamo che qualsiasi diciamo proposta fatta dai cittadini non la portiamo, e questo spesso e volentieri viene scambiato per diciamo un discorso elettorale. Io vi ricordo, noi non facciamo carriera politica, non ci interessano i voti, noi due mandati andiamo a casa, quindi di conseguenza non abbiamo questo legame che ci comporta ad avere comunque uno scambio di voti a livello personale, cosa che non posso dire invece dell'altra parte politica. No, non deve, assolutamente no. Io adesso veramente voglio che siate tutti corretti, non voglio sentire attacchi e offese da una parte e dall'altra, e lo pretendo in quest'aula. Allora, andiamo avanti, ci sono interventi? Rimaniamo ai fatti. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, io premetto che cercherò di fare, di posizionarmi al di fuori dei pensieri partitici, nel senso che spesso e volentieri in questi argomenti emerge più la sensibilità, no, diretta di ciascuno di noi e quindi dell'essere umano, che al di là della regola partitica di chi ha votato come e quando, a noi insomma interessa un po', ci interessa il ragionamento diverso di poter tutelare quello che è l'essere umano in fin dei conti. Quindi cerco di essere fuori da questo concetto. Non si può essere buoni per tutte le stagioni, perché se diciamo delle frasi a effetto, ovviamente quando ci serve noi potremmo fare lì per lì bella figura, ma poi probabilmente ci tornerebbe contro, quindi bisogna anche essere coerenti su quello che si pensa e portarlo avanti convintamente. Dici, ma perché hai fatto questa premessa? Perché questa premessa secondo me è fondamentale per poter continuare un ragionamento di questo tipo e sottoporci ad una richiesta, perché in fin dei conti, al di là della legge, al di là della spiegazione e della causa che, devo dire, molto bene ha fatto la collega del PD nel riprendere il ragionamento, bisogna però poi
capire qual è l'atto, cioè qual è il meccanismo che ci troviamo oggi a dover, diciamo, votare o discutere o condividere. Quindi una richiesta di poter avere una proroga. Ora, la parola proroga non è una parola semplice da poter, insomma, metabolizzare, perché è stata usata sempre in modi un po' scorretti nelle varie occasioni. La proroga è comoda, la proroga non definisce, la proroga è quell'elemento e quella parola che dietro nasconde ovviamente confusione, perché non si prendono posizionamenti. La proroga serve a questo, però in questo caso la richiesta di proroga non è perché, diciamo, non c'è, cioè perché c'è confusione. La richiesta di proroga è una tempistica, è sulla tempistica, se ho capito bene l'intervento che è stato fatto e dove stiamo andando. Si parla di tempistica, perché poi non si dice appunto se uno è contrario o favorevole, perché se entriamo in questo meccanismo, ovviamente non basta quest'aula per cercare di risolvere il problema, dobbiamo andare a livelli ovviamente più competenti e più alti. Non stiamo dicendo se uno è favorevole o è contrario, non stiamo dicendo che sono giusto o sbagliati, non stiamo dicendo se comunque sia ci sono 10 obbligatori oppure quelli obbligatori più quelli facoltativi. Certo, non è ovviamente semplice, perché nelle nostre coscienze, ovviamente di genitori e non ovviamente di esseri umani, si instaura, si innesca un meccanismo a volte di dubbi, no? Se sono tutti utili, se sono tutti indispensabili. Noi siamo cresciuti con il libretto vaccinale, insomma, ne abbiamo fatti tutti i tipi, eccoci qui, insomma, ecco, però l'esigenza di dover comunque coprire certe emergenze che abbiamo visto, questo è sotto l'occhio di tutti, ha fatto sì che chi di dovere è dovuto intervenire per cercare di mettere una pezza e quindi di cercare di uniformare successivamente questo meccanismo. Ora io sono convinto che al di là delle battute politiche e al di là degli attacchi reciproci, ma io sono convinto che anche il 5 Stelle è d'accordo nel discorso vaccinazione. Quindi non è che c'è, poi possiamo capire, possiamo vedere se, come, quanti, però io penso che non dobbiamo toccare questo tasto. Però c'è una legge. Allora voi chiedete a noi oggi di essere propositivi per cercare di dare una proroga, cioè far sì che da quest'aula su Roma si possa arrivare a dire: non ce l'abbiamo fatta, chi sì e chi no, sono tanti appunto i soggetti sottoposti, l'AUSL sta in difficoltà, i dirigenti scolastici sono in difficoltà perché si lamentano ovviamente di un lavoro cartaceo di responsabilità non evidente che gli è piombato addosso velocemente. C'è tutti questi condimenti che rendono ovviamente il risultato complicato in una questione, diciamo, di velocità e di percorso normale l'anno scolastico, certo, però c'è la legge. Allora chiedete di dare una mano a questo concetto quando poi non si può andare contro legge e quando non poi ci sta la certificazione, che è comunque l'autocertificazione che potrebbe aiutare. Certo che non è che uno, no, come diceva il collega prima, no, uno non capisce l'esigenza della gente, ci mancherebbe altro, siamo qui per questo, cioè tutti siamo qui per cercare di capire come dare un contributo sul territorio e chi ne vive e chi lo abita e chi lo, diciamo, lo frequenta, no, tutti i giorni, cioè siamo qui per cercare di risolvere quelle questioni che comunque ci interessano direttamente, non posso pensare il contrario. Però poi è normale che di fronte a questo meccanismo non è facile porsi in modo
deciso. Ora, per essere insomma in conclusione, andare in conclusione, la maggioranza, il presidente della commissione ha posto questa questione e voglio dire che era anche ovvio che lo potesse fare. L'ha messa con un meccanismo che ovviamente il titolo rende chiaro quello che ci sta ovviamente ponendo in questione, nell'attuare il superiore interesse dei bambini e delle bambine garantendo il diritto alla continuità. Ora, se noi sappiamo che questo meccanismo, questa procedura limita, abbiamo dei numeri che sappiamo che si limitano, no? La continuità didattica o la frequentazione 06, 03, insomma anche ai bambini dell'infanzia, limita questo diritto, allora ci dobbiamo porre un quesito. Se fino a oggi, mi sembra, io non ho sentito dei numeri un po' diversi, molto minimali, quindi non mi sembra che ci siano le difficoltà, ci sono, la signora che ha parlato ovviamente ci ha messo in evidenza una difficoltà pratica, burocratica non indifferente, insomma, ci mancherebbe altro, la burocrazia in questo paese ne fa da padrone, no? Per tutte quelle questioni, ci mancherebbe altro. Però al di là del problema burocratico non mi sembra di aver sentito numeri importanti per cui dobbiamo fermarci e capire come poter aiutare questo meccanismo, questo percorso, cioè come poterlo modificare o come poter dare un contributo, perché parliamo sempre di un municipio. Quindi io rimango un po' così, vorrei ma non posso, cioè vorrei comunque essere d'aiuto, però abbiamo sempre una legge che comunque, per chi ovviamente crede in certi meccanismi, cioè si può discutere, si può modificare, ma se c'è ovviamente deve essere rispettata, cioè si fa tutto per modificarla, cioè a me non mi sta bene tante di quelle cose, però poi lo dobbiamo comunque vivere e le dobbiamo rispettare, si fa per modificarla, ci si lavora, si fa politica anche per portare miglioramenti o modifiche. Quindi se non sento altri meccanismi, se non sento notizie totalmente differenti, io penso che la questione ha un merito, diciamo, di essere presa in considerazione, però poi alla fine non so se si riesce, come si dice, a modificare questo meccanismo, perché non possiamo dare l'esempio che tutto può essere il contrario di tutto, cioè se abbiamo una legge la dobbiamo cercare di come si dice, di seguirla, poi se possiamo avere una sorta di, come si dice, di facilitazione nel portare questo ragionamento per i genitori più facilmente possibile, potrebbe essere positivo, però dobbiamo tenere sempre presente i confini in cui ci muoviamo. Altri interventi? Ah, consigliere Toti. Sì, io sono per la concretezza, senz'altro, per il confronto con i cittadini. Stamattina sono venuto in consiglio e ci hanno esposto quelle che sono le loro preoccupazioni rispetto alla garanzia del diritto alla continuità didattica per l'anno scolastico 2017-2018. Noi capiamo certamente e ci facciamo carico di quelli che potrebbero essere i traumi che avrebbero i bambini e che chiaramente si troverebbero espulsi dalla scuola. Qualcuno ha parlato di diritti fondamentali rispetto a questo, però io dico anche che i diritti fondamentali non devono ledere i diritti degli altri e la tutela della salute degli altri. Ecco, questo è un punto sul quale bisogna fare una riflessione, perché ci deve essere responsabilità di tutti rispetto a questo punto. Perciò ecco, dobbiamo vedere
le due cose. Da una parte, voglio dire, c'è un discorso di raccomandazione e non di obbligatorietà che fanno e hanno fatto i 5 Stelle a livello nazionale. Anche noi siamo, come Forza Italia, saremmo per la raccomandazione e non per l'obbligo. Se ci fosse una copertura vaccinale, come c'è in tanti paesi d'Europa, superiore senz'altro al 90%, al 95%, c'è la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che parla del 95%. Però ecco, abbiamo dei dati che ci portano in Italia il morbillo all'87%, la parotite all'87%, uguale la rosolia e addirittura la varicella al 46%. In questo la preoccupazione rispetto a una situazione che potrebbe portare a grosse difficoltà in termini di salute, di rispetto, ecco, della salute senz'altro del proprio bambino in primis, ma anche soprattutto della difesa della salute di tutta la popolazione italiana. Non scordiamoci che anche la Francia e altri stati purtroppo vanno verso l'obbligatorietà. Io dico purtroppo perché dovrebbe essere un discorso solo di raccomandazione, perché dovrebbero farla tutti. Quando c'è una copertura del 95%, ma anche del 93-90% anche, c'è una rassicurazione, non c'è neanche la necessità dell'obbligo. Purtroppo in Italia ci troviamo in una situazione difficile rispetto a questo. C'è la legge che chiaramente ci impone certe scelte e certi rispetti. La sindaca quello che dovrebbe fare è una raccomandazione, più che una raccomandazione, dovrebbe emanare una circolare di indirizzo non vincolante rispetto ai dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici si prenderebbero la responsabilità e in questo caso potrebbe essere, io penso, una violazione alla legge. Però ecco, voglio dire, rispetto al tutto, noi capiamo quello che è il discorso della importanza della continuità didattica. Perciò, voglio dire, anche ci esprimeremo come Forza Italia tenendo conto anche di questo, perché non possiamo non tener conto delle due cose, cioè da una parte la grossa preoccupazione, da un'altra il discorso del trauma dei bambini. Perciò ci troviamo in una situazione di forte riflessione e comunque rispetto al punto 2 della proposta che oggi il Movimento 5 Stelle attraverso la mozione ci propone, quella appunto del rispetto dei dati sensibili, dati personali, chiaramente lì anche noi siamo d'accordo, siamo intransigenti rispetto a questo, è chiaro, ci deve essere un grosso rispetto. Perciò come Forza Italia, adesso io voglio sentire qualche altro intervento, comunque come Forza Italia ci indirizziamo verso l'astensione rispetto a questo. Ci sono altri interventi? Sì, consigliera La Zazzera. Grazie Presidente. Prima di tornare sull'argomento essenziale che sono i bambini, io vorrei fare due precisazioni. Il primo è che la mozione fatta qualche tempo fa riguardava, parlava dello spostamento dell'ambulatorio vaccinale, quindi noi eravamo contro questo spostamento poiché si trova in un territorio popolatissimo, praticamente fatto di ragazzi, di molti anziani, e quindi c'era la problematica. Sarebbe stato molto problematico per le persone poi spostarsi verso il centro, dove tra l'altro non c'era nemmeno una stazione di metropolitana. Questo è il primo punto, prima di parlare dei bambini che sono la parte importante di questo atto. L'altra puntualizzazione che volevo fare è che l'intervento del PD è assolutamente fuori tema, perché il 10 marzo per rimanere in classe i genitori devono consegnare la certificazione, non autocertificazione, che le ASL
non sono in grado di fornire entro la data e quindi è una disorganizzazione proprio amministrativa. E adesso voglio andare a fare il mio piccolo intervento che si focalizza sui bambini. Prima abbiamo sentito una cittadina che ha esposto tutte le problematiche e ha parlato anche dei bambini parzialmente vaccinati a cui sarebbe stata garantita la frequentazione. Beh, io qui noi è stato anche detto che la situazione praticamente è rosea qui su Roma, praticamente non ci sono tutte queste grandi problematiche, eccetera. Allora il Movimento 5 Stelle ha un motto che è: nessuno deve rimanere indietro. Se anche un solo bambino non può frequentare la scuola, per noi è gravissimo. Io adesso voglio leggere, sono arrivate testimonianze, ne voglio leggere due prese così a caso. Una è del municipio 2, municipio secondo. La mamma ha presentato libretto vaccinale perché il figlio è parzialmente vaccinato, insieme ad un'autocertificazione e cedolino della raccomandata con richiesta di appuntamento inviata alla ASL. La coordinatrice, esigendo obbligatoriamente la consegna dell'autocertificazione del Ministero, non ha ammesso il bambino. Non è stato consegnato nessun provvedimento di esclusione scritto, asserendo di avere 30 giorni di tempo per fornirlo. A più di 2 mesi dall'esclusione non è stato consegnato nulla, quindi riflettiamo, questo bambino non va a scuola da 2 mesi. Sono state chiamate anche le forze dell'ordine, le quali sono arrivate a scuola ed hanno dato ragione alla preside. Non è in possesso di alcuna documentazione che possa testimoniare quanto è accaduto, su quale base non si sa. Questi aspetti agghiaccianti sono all'ordine del giorno. Abbiamo mandato tramite l'avvocato una lettera di diffida alla scuola che non si è nemmeno degnata di rispondere. Per disperazione e rabbia, la famiglia ha ritirato il figlio dalla scuola iscrivendolo presso l'Istituto Comunale Giuseppe Mazzini. Scusate, vado avanti. Nella nuova scuola ha presentato solo il libretto vaccinale. La preside ha fatto presente che mancava la trivalente su che per favore, fase medica non rispettate, si sa. Silenzio. Mi scusi la zazzera, rispettate gli interventi. L'ho chiesto prima e lo chiedo ancora. Asserendo che era un discorso da affrontare con la ASL, il bambino è stato ammesso, la mamma preferisce non rivelare il nominativo. Passiamo a un'altra testimonianza del municipio 6, parliamo di bambini che non stanno andando a scuola. Documentazione inoltrata via PEC, autocertificazione, ricette mediche del pediatra per analisi e visite specialistiche. Vengo contattata telefonicamente il 13 settembre 2017 con l'invito a presentarmi presso l'istituto per il ritiro di una lettera. In segreteria mi viene consegnato il provvedimento di esclusione non in busta chiusa, ma in modo aperto. Nel provvedimento non viene indicata nessuna motivazione, soltanto che non è consentito l'accesso al servizio educativo, alla scuola dell'infanzia, sino ad avvenuta regolarizzazione. Il giorno 14 giugno 2017 abbiamo provveduto a denunciare la dirigente scolastica e la segreteria per abuso di ufficio e violazione della privacy, presentando altresì al TAR ricorso al TAR che verrà trattato il 12 gennaio 2018. Ad oggi la bambina non frequenta la scuola. Ad oggi la bambina non frequenta la scuola. E quindi questo, stiamo parlando di bambini che non frequentano la scuola. Allora, ci riempiamo la bocca di diritti, di pari opportunità, però poi parole, però poi dopo lasciamo i bambini così, a casa, tanto voglio leggere questa legge che è stata emanata il 13 aprile 2017, numero 65, che è esattamente 2 mesi prima della legge sui vaccini. E la leggo perché... Allora, articolo 1, principi e finalità. Comma 1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai 6 anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione al gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Comma 3, non li dico tutti i comma, insomma prendo questi comma 3. Il sistema integrato di educazione e di istruzione.
promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario in cui le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni. Concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività. Quindi, per chiudere questo, voglio dire che praticamente si predica bene, ma poi si razzola male. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Veramente non avrei voluto fare nessun intervento, ma vorrei e mi piacerebbe che i consiglieri del Movimento 5 Stelle facessero chiarezza rispetto al fatto dei bambini e del fatto del diritto di restare nelle scuole, su invece nascondere dietro una mozione il fatto che qualcuno non si voglia regolarizzare. Poi i numeri dicono questo, i numeri sono talmente piccoli che dell'una a due, il tempo c'è, nessuno esclude dalla scuola nessuno. Vorrei sapere se queste famiglie realmente, queste mamme, a cui tengono naturalmente perché se hanno fatto una scelta così coraggiosa, quella di sottrarsi dietro un'informazione distorta, e permettetemi, vi dico, vengo da un paesino dove per vaccinarsi, nel periodo in cui vaccinarsi era un obbligo forte, ma non perché lo obbligava la legge, assolutamente, perché era proteggersi e proteggere gli altri. Quindi io farei un invito sia ai cittadini che questa mattina sono qua di fare esempi concreti rispetto a quello che sta avvenendo nelle nostre scuole. Noi siamo nella commissione scuola e devo dire gli esempi sono questi numeri bassi, 3, 2, però hanno tutto il tempo. Grazie Presidente, gradirei che le cavolate venissero dette in modo... Bene. Bene. Comunque, allora, il Movimento 5 Stelle, se vuole cavalcare l'onda di farsi pubblicità rispetto a un tema così importante, non lo facesse con strumenti strumentali in prossimità delle elezioni. Questo è un motivo alquanto subdolo, e lo dico e lo ridico. Scherzare con la salute e coi vaccini. Silenzio. E non è una cosa semplice, non ne possiamo parlare noi in consiglio facendo, come dire, scudo di un gruppo di cittadini che vorrebbe la certezza di alcune informazioni dalla sanità. Se è vero che qualcuno si deve sottrarre alla vaccinazione è perché ci devono essere i motivi seri, ci deve essere veramente un motivo. Se invece la salute pubblica di tutti i bambini, l'epatite, contrarre l'epatite perché uno poi che non si vaccina mette a rischio anche gli altri bambini, allora è una scelta coraggiosa dei genitori, è una scelta molto importante, per cui attenzione, se lo fanno devono avere, dobbiamo avere cognizione di quello che stiamo dicendo. Oggi noi stiamo affermando che nella scuola dobbiamo dare una proroga rispetto a una legge nazionale che imponeva da settembre di fare un'autocertificazione. No, è proprio così. Allora io invito il Movimento 5 Stelle intanto a ritirare questa mozione, perché non è questa la procedura corretta per arrivare a una definizione puntuale di quelli che sono i numeri. Sono, l'abbiamo visto prima, l'ha raccontato benissimo nell'intervento il capogruppo, dicendo che non è questa la situazione. La normativa è chiara, puntuale e precisa. Allora, io vorrei sapere realmente dai cittadini se si vogliono mettere a posto rispetto alle vaccinazioni, oppure è una protesta che cela dietro questa mozione il fatto, dice, io
prendo la scusa da raccomandate, dei dati sensibili, ma di fatto non voglio vaccinare mio figlio. Questo è un altro discorso che noi non possiamo tollerare, né voi né noi, assolutamente, perché la mozione che avete presentata è questa, dice c'è la due fatti diversi, ma che comunque tutte e due, a tutte e due viene detto di sì. Assolutamente, non è così. Io capisco che ogni volta che si fa qualche intervento che va contro si debbano fare degli attacchi al PD, voto di scambio. Non mi piacciono queste affermazioni dette prima, perché su questa roba, su questi problemi, assolutamente... No, siccome lei richiama quando parliamo noi di qua, io inviterei la platea... Ah, non li sente, bene. Va bene. Va bene, comunque, no, io ritorno al fatto... Grazie Presidente, lei è molto, molto di parte. Lei è molto di parte, io la ringrazio. Comunque, i numeri sono questi, la situazione è qui, potete votarvela naturalmente questa mozione in solitudine o anche con la presenza dell'opposizione in aula. Noi diciamo che la situazione è ben diversa da quella che avete raccontato con una mozione strumentale che non guarda al vero problema dei cittadini. I cittadini rispetto alla salute devono essere consapevoli se l'azione delle vaccinazioni è corretta o meno. Se ci sono dietrologie rispetto a una vaccinazione che oramai i tempi, la modernità, la sanità fai da te, inducono a non farla, devono essere espletati, raccontati nelle sedi opportune, che non è un'aula del municipio, una sala del municipio, ma le commissioni governative e dei ministeri, in cui si affermano delle situazioni ben diverse da quelle che stiamo raccontando. Cioè non possiamo celare dietro questa mozione il fatto che giustifichiamo la possibilità di mettersi in regola e di eseguire tutte le vaccinazioni che per legge vengono imposte ai nostri piccoli. Anche io ho un bambino piccolo, mi sono sottratto e non ho trovato nessuna difficoltà ad eseguire le vaccinazioni al tempo. E anche i nipotini, la stessa cosa, non ritengo che ci possano essere delle soluzioni diverse da quelle che state raccontando e qualcuno strumentalmente con una mozione vuole raccontare oggi in quest'aula. Grazie. Do la parola alla consigliera Cerconi che l'ha chiesta. Sì, ma solo per una precisazione, Presidente, perché io ho sentito parlare questa mattina di tutto e di più, chi ha letto leggi, chi ha portato delle esperienze personali. Io volevo capire, ma quindi il Movimento 5 Stelle è a favore, cioè contro l'obbligo vaccinale? È questo? Non si sta... No, glielo... Scusate, posso... Ma ho chiesto a voi? No, lo dico perché non è che... Scusate, mi ha fatto una domanda, non era presente. Perché... Io gentilmente rispondo, si sta parlando di tutela, di continuità. Guardi, Presidente, io lo so molto bene di quello che si vuole parlare, però mi sembra sempre che si voglia dare ancora che parlate. Ma per favore, silenzio, fate finire, poi risponderete. Perché si chiede educazione, allora pretendo la stessa assolutamente. Educazione. Assolutamente, fate finire. Lo chiedo perché se si porta, tante volte è successo, e questa è una cosa insomma che ci riguarda, abbiamo portato argomenti che competevano questo territorio, ma che non erano strettamente di decisione nostra e sono stati respinti. Questo tipo di argomento è purtroppo un argomento talmente tanto serio che non può essere discusso senza le competenze adatte per farlo. E glielo dico perché, per esempio, vorrei sapere se qualcuno dei presenti sa che cosa significa, per esempio, la tipizzazione tissutale HLA.
Perché per trattare un argomento del genere non è che ci si alza la mattina e basta una mail o basta, cioè, aver sentito una... No, serve conoscere. Non è un dibattito, per favore, silenzio. Serve conoscere quello di cui si parla. Ora, mi permetta di dire che andando ancora... Per favore, però, ma non riuscite? C'è un consigliere dall'altra parte che dice che dopo due ammonizioni si va fuori dall'aula. Pretendo che dopo due ammonizioni, Presidente, lei mandi qualcuno fuori. Certo, dall'aula. Io ancora non ho ammonito nessuno, appena lo ammonisco. Però alla quarta volta mi interrompono, forse sarebbe il caso. Infatti sto chiedendo, per favore, basta, la prossima sarà un'ammonizione. Va bene. Così siamo tutti contenti. No, lo dico perché non ho sentito, per esempio, sul tema, parlare del discorso degli esami ematochimici. Ora io non so quanti di voi sanno che è possibile farli, quanti di voi stanno per esempio proponendo alle famiglie che possono avere un timore nel vaccinare, possono avere un timore visto quello che si sente sui mass media, in televisione, qualcuno potrebbe dire io ero a favore della vaccinazione, sto sentendo delle cose che non mi convincono, preferisco non vaccinare, tant'è che negli ultimi anni è spuntato il caso delle mancate vaccinazioni. Ora il problema è, noi questi genitori che non vogliono vaccinare, a cui diciamo con questa mozione mandate comunque i vostri figli a scuola, come tuteliamo gli uni e come tuteliamo gli altri? Perché il discorso è che oggi, come oggi, le persone non si sentono tutelate e non sanno, scusate i termini, che pesci prendere. Ossia, se vaccino mio figlio, rischio che a mio figlio prenda qualche malattia, se c'è effettivamente una correlazione, questo non è mai stato verificato, una correlazione con qualche tipo di malattia. Se non lo vaccino non me lo prendono a scuola, o meglio, in alcune scuole sì, in altre meno, in alcune basta l'autocertificazione, in altre serve il libretto, c'è molta confusione. Ma quello che secondo me manca oggi nella proposta politica è una soluzione. Cioè le persone vogliono sapere, se io vaccino mio figlio cosa può succedere, se non lo vaccino cosa può succedere. Quello è un altro discorso. No, non è, guardi, le dico che non è un altro discorso, perché se noi oggi parliamo del problema dei bambini che non possono andare a scuola, perché a quanto pare, a me non è mai successo, Presidente, perché tutti i bambini sono sempre stati accolti a scuola in virtù dell'obbligo scolastico, quindi per il momento non mi è mai capitata, non mi è mai stata portata all'attenzione una cosa del genere, però il problema obiettivamente è, prima del porsi il problema può andare a scuola o non può andare a scuola, è perché questo bambino non è stato vaccinato. E allora il discorso del parlare, mi permetta, degli screening ematochimici è, secondo me, o di come poter rassicurare i genitori rispetto ad una serie possibile o probabile, che oggi non è stata verificata, di cause portate dal vaccino, secondo me, e di informazione, è secondo me il primo passo. Il resto, cioè noi potremmo discutere oggi anche qui della guerra in Uganda. Potremmo chiedere all'Italia, al governo, all'ANCI e alla regione di farsi carico del problema in Uganda, ma capisce bene che non spetta a noi, come purtroppo la decisione su questo non spetta a noi. Noi chiediamo alla Giunta di farsi carico, io mi auguro che la Giunta abbia già fatto il suo lavoro, perché se ci vuole il settimo municipio, che tra l'altro non è di competenza del settimo municipio, andare a richiedere alla Giunta Capitolina una cosa del genere, vuol dire che in Giunta Capitolina stanno un po' indietro e non si rendono conto dei problemi. Detto questo, mi dispiace, per quanto mi riguarda, io mi asterrò dal votare la mozione, perché non mi sembra ci siano gli approfondimenti, né tantomeno questa sia la sede corretta per discutere una questione del genere. Quindi per questo motivo io, come Fratelli d'Italia, mi asterrò. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente. Raccolgo le sollecitazioni della consigliera Cerconi e premetto una cosa: non volevo intervenire perché oggettivamente, appunto, condivido il fatto che questo sia un tema molto delicato sul quale si parla non per posizioni prese o per partito preso, non perché qualcuno dei
nostri politici di riferimento ha fatto una dichiarazione sui giornali, ma perché si ha una posizione chiara, un'esperienza diretta. Non ho un'esperienza diretta, non ho un figlio, non ho dovuto vaccinare nessuno e sinceramente pensavo, diciamo, di non essere in grado di entrare in questa discussione. Però, sentendo i vostri interventi, penso invece che questo tema non sia un tema, diciamo, dei genitori, delle scuole, dei presidi o del governo, ma sia un tema che riguarda tutti gli amministratori pubblici di questo paese e, appunto, e riguarda un modus operandi rispetto alle richieste che vengono legittime o meno da parte dei cittadini. E io su questo credo una cosa, proprio rispetto a quello che sollecitava la consigliera Cerconi. Innanzitutto ripartiamo da un punto. Siamo il consiglio del settimo municipio. Mi sembra di capire, e diciamo siamo come Partito Democratico soddisfatti del funzionamento quindi delle scuole di questo municipio, che in questo municipio non ci siano ad oggi dei problemi di questo tipo, il che dimostra che i presidi e le ASL, seppur con tante difficoltà, perché oggettivamente i tempi sono quelli che sono, però in questo momento hanno adempiuto ai doveri non solo di legge ma di, diciamo, capacità di partecipare ai processi democratici di questo paese. E quindi non capisco qual è il problema qui, o meglio, se c'è un problema qui, dato che in questa mozione appunto noi impegniamo la sindaca, di impegnare il presidente della regione, di impegnare il governo in una dinamica in cui non possiamo nasconderci che oltretutto le camere sono sciolte e quindi non c'è il tempo materiale di modificare una disposizione di legge, io credo che se siamo degli amministratori responsabili non lasciamo questo tema ad una mozione che oggi approviamo così qualcuno può andare in giro a dire che ce ne siamo occupati, perché se alcuni genitori hanno un problema su questo tema in questo municipio, di certo non sarà questa mozione che glielo risolverà da qui a un mese e mezzo, ovvero da qui al 10 marzo. Allora la mia proposta invece, rispetto ad una mozione che nei fatti non dice niente, impegna qualcuno e oltretutto dovrebbe solamente invece riprendere una disposizione e applicarla in qualche modo, eliminiamo questa mozione, facciamo una discussione seria con i genitori di questo municipio, capiamo quali sono i casi problematici, quali sono i casi che potrebbero portarci da qui al 10 marzo ad avere dei problemi e facciamoci carico come municipio di quello di cui possiamo farci carico, ovvero aiutare questi genitori nei casi in cui ci sono dei problemi con i dirigenti scolastici o con le ASL afferenti a questo territorio, dato che i casi mi sembra che non siano migliaia, aiutarli da qui al 10 marzo ad avere un appuntamento con l'ASL in modo che entro il 10 marzo possano fare un'autocertificazione e in modo che i loro figli non vengano sospesi, perché qui non vengano espulsi, perché qui non si parla di espulsione, si parla di sospensione. Allora, se il tema è risolvere i problemi di questo territorio, io vi invito a fare questa cosa e su questo, nonostante le posizioni politiche che il Partito Democratico ha sul tema dei vaccini, ci troverete al vostro fianco nel risolvere le questioni specifiche. Ma dato che oggi ci avete sollecitato su problemi del sesto municipio, su problemi del secondo municipio, su quello che succede in altre città di questo paese e sinceramente noi siamo stati eletti con il dovere di risolvere i problemi in questa fetta di territorio del nostro paese, io credo che questo sia il modo più serio di dare una risposta vera da parte della politica e delle istituzioni ai genitori, alle scuole, alle ASL che in questo momento espongono un problema al Consiglio del Settimo Municipio. Se invece la questione è approviamo la mozione, così adesso la palla passa alla sindaca, che poi passa alla Presidente della Regione, che poi passa al Governo, però nel frattempo ci stanno le elezioni, nel frattempo è il 10 marzo e i bambini vengono sospesi, se il tema è porre una questione politica e non trovare una soluzione, allora fate come volete e la mozione chiaramente ve la voterete da soli, anche perché in questo frangente mi dispiace non aver sentito parlare, quando si parla di pari opportunità, di tutti quei bambini che oggi forse non sono rappresentati qui in consiglio o forse no perché non lo so, ma di tutti quei bambini che invece non si possono vaccinare per problemi di salute. Allora, quali sono le varie opportunità dei bambini che non si possono vaccinare per problemi di salute ad avere
ad avere garantito il diritto alla salute. Di questo ne vogliamo parlare? Oppure, perché a volte quando intervenite, io ho avuto un flash oggi, mi sembrava di essere tornata indietro di 70 anni, come se stessimo parlando delle leggi razziali. Bambini vengono espulsi dalle scuole, e lo dico con cognizione di causa, dato che ci stiamo avvicinando oltretutto al 27 gennaio, dato che non è questo il caso, e dato che non c'è un governo cattivo che non vuole garantire il diritto all'istruzione ai bambini, ma ci sono delle istituzioni che devono lavorare insieme per garantire e applicare una disposizione di legge, io penso che per quella piccolissima parte che possiamo fare noi, senza provare a strumentalizzare questo tema più di quanto già viene strumentalizzato dai giornali e dai politici nazionali, io credo che dovremmo fare una commissione urgente domani mattina, una riunione con le scuole, con le ASL e con i genitori che espongono questi problemi, e provare a trovare una soluzione concreta dentro alla legge, però da qui al 10 marzo, perché io ancora ad oggi non ho capito se la possibilità, se questo appuntamento non è stato preso perché la ASL non ha risposto, allora segnalateci le ASL che non hanno risposto, e l'assessore alle politiche sociali o la presidente del municipio alzeranno il telefono e chiederanno ragioni del perché la ASL non ha risposto. Oppure c'è stato qualche preside di questo territorio che secondo voi appunto ha abusato del suo potere di dirigente scolastico? Segnalateci, parliamo con i dirigenti scolastici, perché ad oggi non abbiamo parlato di tutto questo, e sinceramente non è chiaro perché sarebbe colpa del governo se alcuni bambini non riescono dopo il 10 marzo ad andare a scuola, dato che sono passati 6 mesi, siamo arrivati al 20 gennaio a parlare di questa cosa in questo consiglio. Io credo che se i genitori sono nelle condizioni e hanno la volontà di rispettare la legge, e quindi sono in grado di fare questa autocertificazione entro il 10 marzo perché la ASL gli avrà dato un appuntamento, il settimo municipio sarà al loro fianco per aiutarli ad avere questo appuntamento. Se invece il tema è prorogare la data del 10 marzo e affrontare questo tema con il prossimo governo, e quindi nel frattempo non rispettare la legge, allora non saremo dalla vostra parte. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, io vorrei intanto riportare il tema sull'applicazione della legge e ricordare all'opposizione che noi non stiamo entrando nel merito della volontà o meno di essere, diciamo, concordi o meno al fatto di vaccinare i bambini oppure no. Quindi tutti quegli attacchi politici che sono pervenuti da quei banchi, cito qualcuno, Novax, come se noi non volessimo tutelare la salute dei bambini, anche quelli vaccinati, addirittura c'è stato detto che stiamo facendo campagna elettorale. Cioè, questo io come gruppo noi respingiamo assolutamente queste offese, perché innanzitutto stiamo parlando di un tema talmente delicato che riguarda appunto i bambini, che scendere in attacchi di questo tipo è, come dire, vergognoso, è assolutamente vergognoso. Rispetto a quello che è stato detto, vorrei ricordare le parole del rappresentante dei genitori che è intervenuto prima e le problematiche che ci ha evidenziato. Cioè, c'è stato comunicato che a ridosso delle iscrizioni c'è stata difficoltà intanto sui modelli applicati per le iscrizioni stesse. Se ricordo bene, la signora parlava di 4 modelli differenti, e problematiche serie sul trattamento dei dati sensibili dei minori. In alcuni municipi ci sono state delle esclusioni, e per me non sono importanti i numeri, anzi sì, nel senso che per me anche un solo bambino escluso da scuola per un'amministrazione incompetente è un problema. Quindi la difficoltà scusi, sì, la difficoltà, chiarisca l'amministrazione, così facciamo tacere l'amministrazione, è quella di questo governo,
è quella di questo governo che magicamente ha fatto una legge che hanno approvato in pochi mesi, magari avesse fatto così per tutte le altre leggi, però non avendo una filiera organizzata si è ritrovata a creare delle difficoltà oggettiva dei genitori che non riescono ad iscrivere i propri figli a scuola o i cui figli vengono allontanati da un diritto fondamentale. Non è possibile una roba del genere, non è possibile nel 2018 non consentire a dei genitori di iscrivere i propri figli a scuola. Non stiamo entrando nel merito vaccini sì o vaccini no, competenza sì, incompetenza sì o incompetenza no, difficoltà nella gestione di questa cosa. L'impegno di questa mozione sul sindaco, sulla regione, sul governo è di fare chiarezza, di snellire le procedure, di fare le cose, almeno per una volta, fatte bene, consentire ai genitori di iscrivere i propri figli a scuola. Ma ci mancherebbe altro che siamo contrari alla tutela della salute di tutti i bambini, ma stiamo scherzando, non ci metteremo mai a dire una roba del genere. E non si può dire che stiamo facendo campagna elettorale, perché c'è un problema evidente che viene segnalato per una incompetenza e disorganizzazione a livello governativo. Questa è la problematica. Avete fatto 18 circolari per spiegare una cosa, ma com'è possibile una roba del genere su un tema così importante? Informazioni contrastanti, disorganizzazione. Non è possibile che su un argomento talmente delicato si possa fare una tale confusione. Avete toppato, dovete rimediare, questo stiamo chiedendo. Stiamo chiedendo che si rimedi affinché a tutti i bambini sia garantito un diritto fondamentale che è quello dello studio, dell'accesso alla scuola. Ho letto sul decreto di classi organizzate tra bambini vaccinati e bambini non vaccinati, ci sono dei riferimenti allucinanti all'interno di questo decreto, stiamo scherzando. Stiamo parlando di classi separate, di situazioni incredibili, incredibili, non è possibile. Se io a mia figlia, come faccio io a mia figlia a spiegargli da domani tu non stai più in classe tua, stai in classe quell'altra, insieme a tutti quelli che sono come te. E perché papà? Perché quelli sono diversi da te, ma stiamo scherzando, stiamo parlando di bambini, scuola dell'infanzia. Non è possibile una roba del genere. Per una incompetenza e disorganizzazione amministrativa non si possono ledere i diritti dei bambini che sono e restano sacrosanti. Non è possibile. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non c'è nessun altro posso lasciare la parola al consigliere Giannone come ultimo intervento e poi passiamo alle dichiarazioni di voto. Va bene consigliere Giannone. Grazie Presidente. Io veramente oggi in aula ho sentito di tutto e di più, la qualunque veramente, perché non ripeterò le parole del consigliere Principato che mi ha appena preceduto. Forse non è chiaro il testo della mozione, o forse è chiaro a qualcuno dell'opposizione. Noi non entriamo nel merito, ma stiamo solo dicendo che esiste un possibile problema il 10 di marzo. E poi vorrei che qualcuno poi magari mi spiegasse, una domanda retorica naturalmente, perché il 10 di marzo, questa deadline, questa scadenza, no? Oltre la quale... Chi? No interventi. Non chi non vuole vaccinarsi, ma chi ha autocertificato di essere vaccinato, quindi di essere in regola. Attenzione, l'autocertificazione non è una letterina che uno fa a cuor leggero, perché se tu certifichi il falso ne hai delle conseguenze penali. Quindi i genitori che hanno certificato, anzi chi ha autocertificato di essere in regola, entro il 10 marzo devono portare la certificazione, ok? Noi stiamo dicendo che potrebbe esservi un problema, non che al primo settembre al nostro municipio non c'è stato un problema, abbiamo un caso, due casi, cinque casi, otto casi, ok? Stiamo dicendo che al 10 di marzo forse potrebbe esserci problemi, perché le ASL che devono emettere il certificato, e guardate bene che la legge, non so se poi l'avete letta, ma io
è chiara, l'articolo 5 dice una cosa molto chiara, cioè che chi ha fatto l'autocertificazione e poi deve portare la certificazione attestante, cioè il libretto vaccinale, entro il 10 di marzo, se no deve essere allontanato. E mi dispiace che ho sentito delle cose, si fa riferimento alla legge, a una circolare del Ministero della Salute, nella quale viene detto al punto 1, articolo punto 2, diciamo al punto 2, viene ribadita questa scadenza. Quindi non è che la circolare poi dice altra cosa, perché non potrebbe farlo, in quanto la legge è superiore, lo sappiamo, la circolare. Quindi la circolare dice esattamente questo. E voi state dicendo che non è vero, non esiste il problema, ma quando mai? Poi arriverà il 10 di marzo e i bambini verranno esclusi, verranno tolti, verrà detto, verrà vietato loro l'ingresso, come è successo in altri municipi, il 14, il 15, il 6, dove i dirigenti hanno messo fuori alla porta, no, a guardia, i docenti, i bidelli, per dire no, alt, tu non puoi entrare. No, è così, ridete, cosa ridete? È così, è stato fatto a settembre. Silenzio, per favore. Benissimo, non c'è il fate parlare al consigliere Giannone. Consigliere Vetrotti, consiglieri tutti, per favore, lo fate parlare. Il problema. Beh, mi fa piacere che loro non riescano a vedere il problema. Perché invece altre amministrazioni che non sono... Perché chiaramente il problema non è municipale, naturalmente, non è che solamente, non è una legge municipale, è una legge nazionale che ha come impatto l'intero territorio nazionale. Tant'è che alcune amministrazioni comunali, diverse dal Comune di Roma, impegnano il sindaco e l'amministrazione comunale ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati, ma regolarmente iscritti e accettati, possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017-2018 senza alcuna interruzione di continuità educativa. Punto 2, a tal fine chiede al Parlamento, l'amministrazione comunale, affinché il sindaco chieda a tal fine al Parlamento di tenere presente l'esigenza di considerare l'anno scolastico 2017-2018 transitorio per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni sui percorsi vaccinali alle famiglie. Chiede inoltre di far proprie le proposte formulate da ANCI, nonché di adottare ogni altro provvedimento utile e necessario all'attuazione del punto 1 del presente atto. Questo con 21 voti favorevoli dei consiglieri del Comune di Firenze, con un atto votato praticamente all'unanimità, l'unica non votante è la Presidente del Consiglio. Ok? E una mozione di dicembre della Regione Toscana ribadisce questa necessità, impegna la Giunta regionale, questa è presentata, badate bene, dal PD, da forze di sinistra, dalla Lega, eccetera, quindi diciamo una trasversalità, perché il tema è trasversale naturalmente. Ma forse non tutti la pensano a questa maniera. Ecco, la Giunta, il Consiglio regionale della Toscana impegna la Giunta regionale ad operarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017-18 senza alcuna interruzione di continuità educativa, a chiedere al Parlamento di tenere presente l'esigenza di considerare l'anno scolastico 2017-18 transitorio per dare risalto alla divulgazione, esattamente come l'impegno del Consiglio Comunale di Firenze, ma anche la Regione Friuli Venezia Giulia e così via. Ora, voglio dire, io non so se queste sono motivazioni che possano aiutare i consiglieri qui a comprendere il vero problema, ma mi auguro di sì, perché il buonsenso viene anche, deve entrare in campo quando ci sono delle problematiche concrete. Allora io non ho nessuna intenzione, noi come Movimento 5 Stelle non abbiamo nessuna intenzione di ritirare questa mozione, perché la riteniamo giusta e importante anche nel merito, anche perché impegniamo comunque sia affinché, lo sappiamo bene che non è un tema di livello municipale o comunale, però noi stiamo ribadendo la
nostra, come il nostro diritto in quanto ente di prossimità nel dar voce a delle criticità sul territorio municipale e comunale naturalmente, visto che questa mozione è stata presentata in tutti i municipi, affinché la sindaca possa avere la giusta, il giusto supporto politico per poter sedersi al tavolo insieme al governo e rappresentare questa difficoltà. Ricordiamo che questa legge, lo diceva prima, è stata votata, anzi il decreto legge è stato votato a giugno e a luglio, 5 settimane dopo, con un disegno di legge che è passato in un attimo dalla Camera al Senato per poi ritornare alla Camera, quindi secondo un iter, quello istituzionale standard, quindi 5 settimane, ha introdotto delle modificazioni anche abbastanza rilevanti sulle tempistiche e sulle modalità. Capite bene che una legge fatta in questa maniera in 5 settimane, a ridosso dell'inizio scolastico, dove nel momento in cui appunto l'istituzione scolastica e le ASL avrebbero dovuto mettere in campo operativamente tutti gli strumenti per poter adempiere alle leggi, e noi vogliamo stare nella legge, non chiediamo alcuna proroga, non stiamo chiedendo di prorogare, stiamo solamente dicendo che la sindaca deve portare all'attenzione del governo questa criticità, la criticità che può venire fuori il 10 di marzo, quando bambini che sono stati vaccinati, perché i genitori lo hanno certificato, quindi non c'entra niente la mozione dietro la quale si nascondono chi non vuole vaccinarsi, ma quando mai? Chi non vuole vaccinarsi deve vaccinare perché legge, e l'ASL ha gli strumenti per informare, per chiamare e per far rispettare questa legge. Ok? Solo che non c'ha i tempi per poterlo fare, perché per esempio non lo può fare entro il 10 di marzo, non può fare entro la fine dell'anno scolastico come richiesto. Il Bambin Gesù ha prenotazioni per settembre, per ottobre, l'anno scolastico finisce a giugno. Quindi che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Li cacciamo via perché uno Stato, quindi un apparato amministrativo, l'ASL, non è in grado di poter sostenere diciamo il carico di lavoro? Questo stiamo, se ritirassimo questa mozione, se lasciassimo tutto così, questo succederebbe, perché noi abbiamo chiesto all'ASL anche dei dati e l'ASL ci ha detto: siamo impegnati, ora non si possono fare, non vi possiamo dare dati oggettivi. Noi abbiamo chiesto dati su quanti sono i bambini che sono stati già vaccinati, quanti quelli che hanno la prenotazione entro la fine dell'anno scolastico, quanti devono essere vaccinati dopo, quanti non hanno diciamo alcuna prenotazione e devono essere contattati per capire anche il problema, cioè quanto è grande questo problema? 100 bambini, 1000 bambini, 10.000 bambini? Siamo sicuri poi che il 1° settembre l'ASL riuscirà a fornire tutte le dichiarazioni? Non lo so. L'ASL non ha questi dati, ma li sta facendo raccogliere da un altro ente. Comunque non ha personale per poter distogliere il lavoro, quindi io capisco che l'ASL tempo è in scaduto. Difficoltà. Allora, questo è il motivo per cui noi adesso stiamo chiedendo che la sindaca si relazioni, porti al governo, sul tavolo del governo, questa problematica. E non solo, come abbiamo visto, come ci ha letto la consigliera Lazzazza, c'è un problema anche interpretativo, quindi chiediamo che siano emanate delle linee guida operative che consentono uniformità per dare la possibilità ai presidi di poter agire tutti in modo sereno, perché non penso che un preside che decida di cacciare da scuola un ragazzo lo faccia con serenità, lo deve fare per spirito di servizio, ma non credo che sia contento. Quindi mettiamo anche nella condizione i presidi di poter agire con serenità secondo legge, ripeto, secondo legge. Tutto qui, grazie. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Sì, consigliera Vitrotti.
Ringrazio l'intervento del capogruppo del Movimento 5 Stelle perché ha messo in luce alcune cose sulle quali cercherò di costruire la dichiarazione di voto del Partito Democratico, che anzi la preannuncio, comunque non parteciperà al voto e uscirà proprio dall'aula. Ma è stato interessante seguirvi perché grazie che ci ha esplicitato l'esempio del Comune di Firenze, perché i sindaci sono responsabili della salute pubblica, quindi se il sindaco di Firenze si è reso conto che la situazione stava degenerando, bene ha fatto ad impegnare la sua giunta e il suo consiglio per intervenire. Cosa diversa, siamo qui esattamente, le fa ridere, la capisco Presidente, con il microfono acceso è stata veramente carina, però poi chiediamo imparzialità a lei, quindi insomma bisognerebbe rivedere un po' le regole. Però detto questo, ha fatto bene il sindaco ad intervenire, potrebbe fare la stessa cosa questa sindaca, invece qui sono i municipi che devono impegnarla per chiedere che si attivi nuovamente per esplicitare una delle sue competenze, che è quella di tutela della salute pubblica della cittadina, della cittadinanza che si onora di amministrare. Secondo, chiedete delle linee guida. Le linee guida ve le ho lette e sapete perché c'è tanta non chiarezza in questo atto e perché è così esplicito che non è chiaro questo atto, ma invece secondo me vuole celare qualcos'altro? Perché chi non ha presentato la documentazione oppure chi ha presentato l'autocertificazione gli si chiede a un certo punto il 10 di marzo, cioè vi dovete uniformare perché c'è una legge che lo prevede. Quindi se non avete avuto il tempo di farlo da settembre a marzo, vediamo i casi specifici, vediamo le singole situazioni, la consigliera Biondo vi ha anche sollecitato su una modalità operativa, vediamo quali sono stati i casi e cerchiamo di seguirli non andando a delegare il problema da un'altra parte, perché possiamo veramente capire noi con le nostre mani, con il nostro delegato della ASL che avete probabilmente anche nominato voi, di capire quali sono le situazioni della RM2. Questa è una cosa che il municipio può fare senza aspettare di delegare qualcun altro che delega e cerca di parlare con una terza persona, tra l'altro con delle camere sciolte, quindi questa cosa non è neanche possibile, quindi questa mozione fa anche abbastanza sorridere rispetto alla sua operatività. Ma detto questo, manca il principio fondamentale. È come quando a me hanno tolto il motorino perché non avevo il casco. Alla fine erano cattivi quelli, ma guarda, questi hanno messo l'obbligatorietà del casco. E i miei genitori cercavano di spiegarmi che invece quella roba mi avrebbe salvato la vita. Oggi non si discute più se si mette il casco sì o il casco no. Oggi prima di salire su un due ruote si mette il casco, punto, perché è un obbligo di legge. Perché è la tutela della salute delle vittime della strada, che ne abbiamo contate pure troppe. E allora bisogna, ci sono i tempi per adeguarci, ci sono i tempi anche per cercare di capire che sono funzionali alla salute pubblica della nostra società, e si passa attraverso l'educazione che si fa dai più piccoli. Quindi per questo, non le lascio neanche il tempo di dirmi che ho concluso, il Partito Democratico non solo non è d'accordo, ma dopo aver ascoltato il dibattito assolutamente surreale che c'è stato in quest'aula, non può che lasciarvi da soli alle vostre votazioni. Grazie. Niente commenti, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Proverò anch'io a mettere in piedi questa dichiarazione partendo dal fatto che ho apprezzato come il consigliere Principato si sia ovviamente messo anima e corpo nel fare il suo intervento, e ho apprezzato la forza in cui l'ha fatto, ma non significa che chi interviene in toni un po' più bassi non sia ovviamente vicino al problema o non si senta responsabile. A volte l'impeto prende, lo capisco, io sono uno istintivo, però in questo caso rifletto sulla situazione. Ripeto, immagino che voi abbiate fatto questo documento non tanto per dire appunto perché se uno è pro o contro i vaccini, è ovvio, è talmente evidente che ci sia una positività nel farli, che non spetta a noi insomma dire il contrario. Poi ci sono opinioni di chi pensa che siano tutti sbagliati, per l'amor di Dio, ma no?
e come le coscienze prendono il loro spazio a seconda di quello che è. Però poi ci sono delle responsabilità verso terzi, quindi viviamo in una comunità e quindi ovviamente dobbiamo rapportarci. Però capisco quindi il fine. Dietro c'è comunque il discorso che oggi sembra questa cosa forse un po' tardiva, sì, la forza, la volontà di provare a mettere insieme una spinta politica per chiedere al sindaco di poter dare una mano. Però poi dietro si celano, perché io ho sentito un po' di situazioni in questi giorni, commenti nelle varie chat, insomma, di varie associazioni eccetera, che comunque si cela dietro il fatto se d'accordo o non sei d'accordo, allora chi prende, io ho detto proroga per essere un po' veloce, non perché debba essere una proroga, cioè fai finire l'anno scolastico per cercare appunto di metterti a paro, perché se questo è il fine, no, è come se fosse ti do un po' più di tempo. Quindi una proroga al termine, in questo senso. Però poi dietro si c'erano situazioni che io sono convinto, e chi oggi ha parlato qui in aula e rappresenta un movimento o rappresenta un pensiero, l'ha fatto solo ed esclusivamente per avere più tempo, immagino, e per avere quella possibilità che, essendo arrivata in tutta insieme e con tempi ristretti, no? Avere quella possibilità di poter programmare, ma lungi da loro, sono convinto, di discuterne il significato, la valenza del vaccino. Però poi non può uscire da questa aula, secondo me, un po' di confusione, e perché poi sono convinto che il pensiero che ne deriverà, chi è in buona fede dirà alcune cose, chi non lo è cavalcherà un po' l'azione politica. E siccome noi di Fratelli d'Italia vogliamo stare lontani, no, quando si parla, diciamo, di situazioni di coscienza, diciamo così, e di comunità, e quindi del senso comune, vogliamo stare fuori da questo meccanismo politico, ci asterremo per la motivazione che cerchiamo, abbiamo capito qual è il fine, lo dovrebbe fare lo Stato, perché deve parlare anche col MIUR, perché sono i dirigenti, ma chi le sposta ai dirigenti? Cioè il Comune di Roma ai dirigenti non gli può fare niente. Dovrebbe tempo essere scaduto. Il Ministero, esatto, che dovrebbe capire e dare la possibilità al dirigente di poter dare questo spazio di tempo e di possibilità. Quindi, nella positività, ma nell'evitare una confusione politica, Fratelli d'Italia si astiene, pensando che si possa comunque avere un risultato positivo per chi ha il problema, insomma. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Toti? Sì, nel mio intervento ho parlato dei due diritti, il diritto alla continuità, a garantire questa continuità dell'anno scolastico, dall'altro il diritto alla tutela della salute per tutti i bambini. Perciò ecco perché già avevo detto del mio voto d'astensione, la tutela che chiaramente è garantita dalla legge. Perciò è un voto difficile, però ecco, io penso che non si possa votare contro, e comunque io penso che deve essere questo che noi quest'anno praticamente garantiamo questa continuità, deve essere un discorso assolutamente eccezionale. Per quest'anno chiaramente non ci possono essere altre eccezioni rispetto a questo, capiamo che la legge è nuova, che ci sono state difficoltà a livello di ASL, ci sono state difficoltà per i genitori, perciò tutto questo è assolutamente comprensibile e giustifica chiaramente anche il nostro voto, che appunto è un voto d'astensione, e perché riconosce l'eccezionalità del momento, l'eccezionalità che vivono, che hanno vissuto tanti genitori nel voler rispettare questa legge, perché da quello che ho capito tutti i genitori che oggi hanno partecipato sono per il rispetto della legge, voglio dire, ecco, questo mi fa piacere anche è testimoniato in aula, e perciò voglio dire assolutamente non possiamo non tener conto di questo, e perciò ecco
la motivazione del nostro voto di astensione. Consigliere Guido. Grazie Presidente, consiglieri cittadini. In realtà qui c'è ben poco da dire, non c'è molto da dire. C'è l'unica cosa da dire è che il 10 marzo c'è un limite, i bambini possono essere allontanati da scuola e creare un trauma così a quell'età, ai bimbi che non possono, cioè puoi rivedere quei compagni, è un trauma che potrebbero portarsi per tutta la vita. Cioè io non so se si capisce la gravità della questione. Cioè si è detto parliamone, facciamo, argomentiamo, commissioni, cittadini, genitori, e sì, così arriva al 10 marzo quando il danno è fatto. Cioè voi sono scappati. Eh? Allora, se noi abbiamo un compito come amministrazione responsabile, c'è anche prevenire c'è le problematiche che possono avvenire. Certo non comprendiamo noi perché siamo un municipio, però noi ci indirizziamo il sindaco come tutti i municipi, cioè per avere più forza, per avere più peso anche a livello governativo, perché il governo è ancora attivo, eh. C'è Gentiloni, Partito Democratico, cioè di che parliamo? Poi il 5 Stelle ovviamente vota a favore come gruppo, ma cioè a me fa anche abbastanza ridere, ma anche abbastanza tristezza quando il Partito Democratico di questo municipio abbandona l'aula in contrasto con quest'atto, tra l'altro con una coda di, con una coda di paglia che non finisce più. Quando il Comune di Firenze, che ha come sindaco il logo 30 di Renzi Nardella, cioè il quale governo Renzi ha fatto legge, c'è Nardella gli dice no. E questo succede anche a Regione Toscana dove c'è Rossi PD, succede a Friuli Venezia Giulia dove c'è Stracchiani PD, cioè è il PD che va contro la legge del PD, c'è fatta in 10 minuti, c'è senza pratica, senza pianificazione, con tutti questi problemi che si creano sul territorio, è molto grave. Allora sarebbe stata, cioè davvero, senza nessuna polemica, anche, non vorrei proprio andare sul punto politico perché qua il tema è importante, ma abbandonare l'aula. Loro sto parlando, cioè abbandonare l'aula quando qua semplicemente si sta discutendo di non traumatizzare i bimbi. Questo è il punto. Allora poi parliamo di quello che vi pare, ASL, cioè non ASL, ma il punto è chiaro, è questo, non c'è molto altro da dire. Anzi, ringrazio Forza Italia e Fratelli d'Italia perché almeno sono rimasti in aula. Cioè è un merito, perché se ne sono andati via? Cioè non so con quale mandato. Vabbè, io ci sono. Cioè poi mi arrabbio, grazie Presidente. Passiamo al voto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Sì, la mozione viene approvata con 12 voti favorevoli e 3 astenuti. Il PD ha lasciato l'aula, quindi. Questo è quanto. Allora, l'ultimo punto per oggi era l'approvazione dei verbali 37 e 38 che si ritengono approvati in quanto posti in visione nell'ufficio consiglio, li bocciamo, nell'ufficio consiglio per in visione sono stati qui in questi giorni. Va bene, allora si chiude qui ora? 11 e 15. Benissimo, 11 e 15.